Non è facile, non è facile, altro che. Come ho detto l'altra volta in Cina, non è facile, o è facilissimo. Questa volta vorrei dire qualcosa di diverso, però. Innanzitutto, che viaggiare in solitario è impegnativo a volte. Impegnativo perché lavorare sul proprio viaggiare, sulle informazioni che si mettono da parte ogni volta, o anche solo al fatto di doverle mettere da parte, non è facile in solitario, perché come fotografo mi ritrovo per il problema ogni tanto di non riuscire a avere le foto che vorrei fare quando il soggetto, quando sono compreso nel soggetto. Come scrittore a volte non ho gli strumenti oppure il tempo oppure la voglia necessari per seguire la scrittura come vorrei. Come viaggiatore quello ancora va bene. Fortunatamente il concetto di viaggiare, come lo intendo io, interessa proprio questi aspetti qui. Di forse non prendersi sempre troppo sul serio, di forse cercare di... difficile da spiegare. Cercare di essere più sereni possibili. Però devo ammettere che nonostante tutto, anche se questo viaggio mi regala infinite emozioni e mi porta in posti sempre meravigliosi, non sono mai completamente sereno nel viaggiare, perché ho sempre il timore di sprecare o di perdere l'occasione di scattare la fotografia perfetta o di descrivere con la mia penna i miei sentimenti in maniera fedele, oppure di perdere la ripresa, l'inquadratura perfetta con la mia piccola videocamera digitale. Sta di fatto che l'unica cosa che mi riesce ancora facile fare è raccontare quello che è già successo in questi 15 mesi. Partito dall'Italia 15 mesi fa, nel maggio del 2005, con la mia Honda Transalp, ho attraversato tutta l'Italia fino al nord, fino al confine con la Slovenia, e in un mese circa ho attraversato 5 dei 7 paesi che comprendono l'ex Jugoslavia: Slovenia, Croazia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Macedonia, e poi sono entrato in Grecia. Sono risalito fino alla Turchia, poi la Georgia. Poi, una volta entrato in Russia, in 22 giorni ho coperto 11.000 km da Sochi, nel vero ovest, fino a Vladivostok, nell'estremo est della Russia. Lì il viaggio è realmente iniziato in Russia, dovrei dire, per le varie difficoltà, per l'enorme impegno che la guida mi richiedeva ogni giorno, per anche le tratte chilometriche che si ampliavano, a volte anche fino a toccare 1.000 km al giorno. Per l'estraneità con la lingua russa, che comunque ormai a quel punto ha poco a che vedere con lingue europee che possono suonare simili. E poi ovviamente arrivare in Giappone dopo 4 mesi di viaggio con un ferry boat, dove il viaggio si è temporaneamente arrestato. Sto bene, il mio stato di salute è ottimo, credo di aver ormai abituato il mio corpo ad avere anticorpi capaci di uccidere qualunque tipo di impurità nelle bevande o di sporcizia negli alimenti. Non mi piace essere troppo blando nel raccontare questo viaggio, di raccontare le mie sensazioni, non mi va di prendere le persone e trascinarle a mano dentro a questa mia avventura. Di fatto, per avere un'impressione reale, autentica, di quello che io sto facendo, è necessario che io ve la racconti per quello che è, senza mezze misure, senza dare l'impressione, ecco, che appaia come un viaggio preconfezionato, come se fosse un pacchetto turistico, come se fosse una cosa impossibile. Non parlerò né dell'una né dell'altra cosa. Non credo sia una cosa semplice, banale, che richieda soltanto una disponibilità di soldi per farla, ma non voglio neanche descriverla come una cosa impossibile, ardua o per poche persone, perché dal mio punto di vista non lo è, nel senso, non credo di aver fatto niente di particolare nel raggiungere la Cambogia in bicicletta. Forse è più il rapporto che si instaura con se stessi, quello che ho instaurato con me stesso durante questi 15 mesi, che rappresenta per me l'aspetto più complesso, ancora non risolto, eccetera, eccetera.